però non è presente. Carmelo in questo momento si trova a Roma a seguire la festa del cinema proprio nella capitale, però è presente perché è stato lui il protagonista di un'intervista raccolta proprio sabato, se non andiamo errati, sabato all'interno di questa grande manifestazione che è appunto la Festa del Cinema di Roma in svolgimento sino al 5 di novembre, iniziata il 26 di ottobre, quindi ci sono ancora, c'è tutta la parte centrale, poi si arriverà verso appunto la conclusione con grandi nomi, questa 12ª edizione della Festa del Cinema di Roma, che dicevamo però ha avuto come dire, una parte iniziale che è un inizio scoppiettante con alcuni volti noti non solo del cinema ma anche dello spettacolo, della televisione in particolare. E Carmelo è riuscito ad intercettare sul red carpet della manifestazione uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo, vale a dire Rosario Fiorello. Rosario Fiorello che ci ha regalato questa bella intervista raccolta appunto dal nostro Carmelo Aurita che noi adesso andiamo ad ascoltare. È bella questa cosa del cinema, la festa del cinema di Roma, è una cosa veramente bella. Io non sono avvezzo ai tappeti rossi, quindi non facendo cinema non faccio mai festival cinematografici, ne ho fatti forse uno, due, ne feci una a Venezia col grandissimo Dario Fo per Joan Padan, una volta. Venezia e basta. Io c'ho un buco di almeno 20 anni di villaggi turistici dove non sono andato al cinema, ho perso tanti quei film che poi mi sono visto in videocassetta addirittura, me li sono visti, permettetemi la pausa quella che ancora faceva così, si muoveva. Quindi essere il film della vita è impossibile, devo dire. Un ragazzino, ancora non c'era il culto come oggi degli addominali fisici, ma all'epoca c'erano noi bambini, io sono 57 anni. Quindi vedi che noi veramente fantasticavamo a vedere questi colossi che alzavano massi, Sansone e le colonne, una roba meravigliosa. Adoravo quel tipo di film e poi dopo andai a Western, subito dopo. Cioè Western è povero, povero, non voglio dire povero. Cioè, quando dissi no a Western, dissi no per pigrizia, mi volevano ad agosto, io ero in vacanza, a girare la scena a Roma, con 50 euro, guarda, vi ringrazio, guarda. E lui pensa, mi passa colpito, chi è questo che mi dice no? Ma lui non sa che io sono l'uomo più pigro della terra, eppure che mi chiamasse non so più dire di no, ma per pigrizia. Ritorno in televisione. Non so nulla, potrebbe essere l'anno prossimo, intorno al 2018, ma io allora, tornerò in TV nel 2018, tanto poi cambierò idea. Adesso faccio da solo, c'ho la mia radio, c'ho la mia pagina Facebook, si chiama Il Socialista, faccio uno spot. Socialista da social, non è un Grazie a voi, grazie. Eccolo qua allora, Rosario Fiorello intervistato, intercettato a Roma nel corso di questa bella manifestazione che è appunto la Festa del Cinema di Roma che vedrà protagonisti, attori, registi e naturalmente film di questa bella rassegna giunta alla 12ª edizione sino al 5 di novembre. Ringraziamo Carmela Uriten che ha curato anche oggi, nonostante insomma, nella maniera diciamo mediatica, visto che non era presente con il solito collegamento, questo segmento della nostra trasmissione dedicato come sempre allo spettacolo. Buonasera, signorina, buonasera. Spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e cotillon. Radio Delfino, More Music Channel.